cari amici, finalmente ci si ritrova, siamo nel 2022, siamo venuti a fare un giro a Spugnole, sperando che un po' di fortuna arrivi anche dalla nostra parte. Ho visto che in molte regioni d'Italia le morchelle sono già uscite, anche le verpe, purtroppo da noi in Liguria ancora no, e quindi facciamo un altro tentativo, anche se sabato avevo già provato, ma purtroppo ahimè con un zero assoluto, però avevo visto che c'erano le condizioni positive che potevano darmi comunque qualche risultato a brevissimo. Ora sono arrivato nella zona e quindi siamo intorno ai 650 metri sul livello del mare e ora proviamo a fare questa battuta sperando che la dia ben data, arrivi anche da noi, perché quest'anno per adesso tanta sfortuna e tanta miseria di pioggia, e quindi vediamo un attimino se la pioggia della settimana scorsa, che dopo 90 giorni di siccità ha dato i suoi frutti. A dopo. Allora cari amici, sono arrivato nella zona e come possiamo vedere, come avevo già preannunciato, sembra che qualcosa si muova anche qua. Siamo proprio all'inizio, siamo agli esordi, qui una bella morchella esculenta, variante rotunda, la caviamo in diretta. Ok, bella, molto molto bella, si vede che è ricca di acqua perché è riuscita a bere quel poco che è venuto la settimana scorsa. Speriamo allora adesso di trovarne delle altre, che la fortuna ci assista. La prima bisogna sempre baciarla sempre. Allora cari amici, siamo sempre in battuta. Purtroppo, come ho detto prima, l'acqua è veramente poca, quella che è venuta, e quindi dobbiamo andare a cercare i punti più umidi dove poter ricavare qualche spugnola. Una qua e una là si iniziano a intravedere, purtroppo noi siamo indietro almeno di una luna, così come si suol dire. Io dico che siamo indietro solamente di un mese come stagione. E adesso ho fatto un ritrovamento di un bel cespo di spugnole, ve la faccio vedere, le condivido con tutti voi. Ecco qui. Allora, sono ben nascoste, come potete vedere. Se voi guardate, si ha molta difficoltà a intravedere perché ancora non sono di grandissime dimensioni, ma guardate qui che bel cespo. Bellissime, bellissime. Un tris di spugnole fantastico. Belle, belle, belle. Veramente meravigliosi. Le caviamo. Ok, guardate che bella tripletta. Proprio belle, di nascita, fantastiche. Allora cari amici, come potete vedere qua alle mie spalle, là gli orsino finalmente inizia a essere un pochino più sviluppato. Questo mi dà buone speranze per poter comunque continuare una cavata, diciamo, per essere all'inizio anche abbastanza buona. Quindi andiamo alla ricerca delle nostre spugnole. Come vi ho fatto vedere fino adesso, sono tutte morchelle uscolente, e quindi sono tra le più deliziose che ci sono della loro famiglia, delle morchellacee, e così poi potremmo goderne a casa con qualche bel
piatto succulento che la macinina ci preparerà. Ecco qui, ragazzi, un'altra bella omeletta. Stanno iniziando adesso. Chiaramente, come ho già detto, in alcune zone, diciamo, d'Italia sono già nate, sono già avanti come stagionalità. Qua purtroppo, causa la poca acqua e il fatto che ci siano ancora temperature basse, purtroppo le stanno facendo ritardare, però pian piano arrivano anche qua. Incrociamo le dita che la dia bendata ci porti fortuna e continuiamo nella ricerca. Questa è molto piccolina, la lasciamo qua, anzi la copriamo, così al prossimo giro ci veniamo a divertire. Allora, mi sembra che fino adesso siamo stati fortunati. Ora stavo guardando in terra perché avevo paura di schiacciarla, perché ho trovato un'altra bella spugnola che la voglio condividere con voi, la raccolta in diretta. Eccola qui, vedete, sempre qui nascoste. Questo colore che hanno preso in questo spot ci fa confondere con il colore delle foglie, vedete, si mimetizzano molto molto bene, anzi vedete qui ce ne sono due, e se io guardo anche un goccino più là, qui ce n'è una terza. Oh, peccato che si è rotto il gambo. Vabbè, non importa. Raccogliamo questa, e raccogliamo queste due. Sembra che siamo arrivati al momento giusto. Le dimensioni, come ripeto, non sono di grande stazza, ma anche queste faranno la loro sporca figura in cucina. Eccola lì, un'altra bella bimba. Oh, ok, bella, molto bella. Facciamo il buco. Wow, ragazzi, morchelle e uscolente. Oggi si morchella, ragazzi, andiamo a Morchellandia. Come potete vedere, gli alberi sono ancora spogli, ma iniziano ad avere delle piccole gemme, come potete vedere nella parte alta, e questo è un buon segnale. Infatti, alla base di questo albero, come possiamo andare a vedere, si nasconde una bella morchella esculenta. Questo mi dà bene a sperare per la prossima battuta, o per le prossime battute, che siano con tante belle sorprese. Allora, cari amici, mi sono dovuto spostare chiaramente perché la zona che avevo fatto prima mi aveva pagato, non ne ho trovate tantissime, una quindicina di spugnole. Adesso mi sono spostato per andare in un altro spot, mi sono diretto in una zona un pochino più bassa come altitudine. Qui siamo intorno ai 400 metri sul livello del mare, e la temperatura è un pochino più alta, perché sinceramente stamattina c'erano ancora 4 gradi, quindi la temperatura era veramente bassa nonostante la bellissima giornata. Poi, chiaro, col passare delle ore la temperatura si sta leggermente alzando, però io ho preferito spostarmi, e effettivamente questa mia scelta mi ha regalato una bella sorpresa. Ora vi faccio vedere questo ritrovamento, diciamo, di parecchie morchelle, a vedere qui in giro. Ancora non ho guardato bene, ma trovate le prime,
ho deciso di farvi una ripresa per condividere con voi questo magnifico ritrovamento primaverile. Ecco qui. Allora, ragazzi, guardiamo, ce n'è una piccolina, ma qui la spugnola è veramente bella, di belle dimensioni. Ma come mi sposto poco, guardate qui sotto che bella copiola. Scusate le riprese, ma ve le devo fare da solo, quindi vi dovete accontentare di quello che riesco a ottenere così. Però penso che a voi interessi i funghi più che la ripresa di se stessa. Guardate qui che belle. Wow. Guardate sul gambo, ragazzi. Cos'è questa? Sabbia. Ricordatevi sempre che la spugnola vuole terreni sabbiosi. Ok? Mettiamola qui. E ora ci spostiamo. Ho visto qualcosa di più, no? Ragazzi, belle belle belle, sono veramente contento della scelta che ho fatto. Guardate qua un'altra, non sposto neanche più di tanto, anzi perfetto. Oh. Boom. Bellissime. Che dire, ragazzi, spugnole alla grande, qui è spugnola magia. Un abbraccio, dai, continuiamo la battuta. Che gnoccolona, bella la gnoccolona, era tutta nascosta sotto un ombrellino. Spettacolo, spettacolo, ragazzi, spugnolando, spugnolando, dai che è spugnola magia, qui la battuta volge al meglio. Eccola lì una, eccola lì una, anzi due sono, una, e due, anzi tre, meraviglia, ragazzi, meraviglia delle meraviglie. Wow, wow, ragazzi, spugnole, spugnole, spugnole 2022, ragazzi, spugnole 2022. Ok, stiamo continuando la nostra battuta e finalmente camminando ho trovato altre due spugnole a circa un 3 metri una dall'altra, come potete vedere. Aspettate che vi giro l'immagine, eccola qui. Sotto
mi stava scappando, ma l'occhio attento ha fatto sì che il rigonfio della foglia mi lasciasse insospettito, e questo mi ha dato modo di pensare che sotto ci fosse una spugnola, tant'è vero che ho avuto ragione. Guardate che bella, guardate le costolature che iniziano a prendere una colorazione giallo-aranciata, un classico della morchella oscolenta, bellissima. E lì, come vi ho detto, un paio di metri ce n'è un'altra, un pochino più piccolotta, questa caruccia. Eccola qui, questa un pochino più scura, si vede che era rimasta coperta un pochino dalle foglie e questo ha fatto sì che non prendesse ancora quella colorazione chiara. Potete vedere lì c'è il torrente, quindi a pochi metri sfruttiamo praticamente l'umidità del torrente, visto che l'acqua non vuol scendere dal cielo, tant'è vero che guardate qui, guardate un po' qua, i muscolenti, e lì ce n'è un altro. Bellissima. Bella ragazzi, bella bella bella. Ok cari amici, sono spostato ancora in un'altra zona dove ho avuto una bella sorpresa, ho avuto una fungaia che sembra che si sia risvegliata proprio nel momento giusto, ve la faccio vedere, ve la mostro. Allora, guardate qui, una, due, 3, 4, 5, 6, 7, 9, eccole lassù, 9, 10, 11, 11, ma secondo me se guardo bene qua in giro ne trovo delle altre, ora le caviamo.
dentro. 3. Sbagliato, vedete? E 14. Oh, che bomba, ragazzi! Che bombazza! Super bomba! Ragazzi, altra fungaia, ve la mostro, guardate qui, buona, allora, due in coppia, due anni in coppia, un'altra, qui ce ne sono quattro insieme, ragazzi. Meraviglia, ragazzi, che giornata ci voleva, ragazzi. Spugnole 2022 ci sta dando grandi soddisfazioni. Spero adesso di, a fine battuta, di farvi vedere un po' tutto il raccolto, che direi che è stato più che generoso dopo tanta attesa e la poca acqua. Devo dire che ci sta, l'umidità dei corsi d'acqua ci sta regalando grandi emozioni. Dai, seguitemi e andiamo avanti con la battuta. Qui, ragazzi, si cava ancora, non ci fermiamo. La giornata sta volgendo al meglio. Per fortuna riesco a condividere con voi un bel po' di spugnole. Spero che questo video vi piaccia. Mi auguro di far godere pure voi. E soprattutto ricordatevi, per chi non l'avesse ancora fatto, di iscrivervi al canale, il vostro canale dei funghi, dove una tantum inserisco anche qualche video didattico e esco anche con qualche video inerente agli animali, come avete potuto vedere, perché mi piace anche condividere la natura nel suo intero, sia parlando di erbe che di frutti del sottobosco,
che animali del sottobosco, perché loro sono i padroni chiaramente dei nostri ben amati boschi che noi andiamo a visitare, molti di voi a dire la verità vanno a visitare solo nei periodi delle belle giornate calde o nel periodo dei porcini. Io ho imparato dalla buon'anima dei miei genitori di andare a funghi tutto l'anno. Questo farà sì che avrete sempre un occhio ben allenato, potrete godere comunque di immagini suggestive che vi lasceranno veramente a bocca aperta, ve lo posso assicurare, anche quando è inverno che la natura è, diciamo, un po' più dormiente. Ok, dai, vediamo se troviamo ancora qualche spugnola da condividere e poi vi farò vedere il raccolto. Ora ho trovato anche una verpa, ora vi faccio vedere la differenza tra la verpa chiaramente e la spugnola. Allora, differenza tra verpa e spugnola, vedete? La colorazione è molto simile, però il gambo uguale, quello della verpa è un pochino più sottile, ma può anche essere più grande secondo le dimensioni. Se però voi le guardate sotto, la verpa, che è questa qui, questa è con il cappello staccato dal corpo, invece se vedete la spugnola è collegata sotto, quindi non vi potete sbagliare. Guardate differenza tra verpa e spugnola, quella che voi guardate alla vostra sinistra e la verpa alla vostra destra. Ciao amici di Fungomagia, un saluto dal Macina. Come avete potuto vedere durante il video, siamo giunti a fine della battuta di funghi. Questa battuta era dedicata, come voi sapete, ogni anno alle spugnole, alle morchelle, e quindi, come vi ho mostrato, qualche fungo si è trovato con difficoltà, perché ho dovuto comunque spostarmi in parecchi spot, molti di questi dove sono dei spot molto buoni, dove mi hanno sempre regalato delle belle emozioni, purtroppo sono asciutti. Ho trovato nelle zone giuste un pochino più umide, ho dovuto sfruttare chiaramente la vicinanza dei corsi d'acqua, e questo mi ha dato la gioia di potervi comunque mostrare e condividere con tutti voi chiaramente dei bei ritrovamenti. Chiaramente siamo ancora indietro, per me siamo indietro di un mesetto circa, e quindi sicuramente se qualche burrasca ci vorrà far visita finalmente, potrò darvi comunque qualche gioia in più e mostrarvi magari qualche bella morchella durante le nostre altre battute di funghi. Vi mostro tutto il raccolto, come vi avevo detto, ve la faccio vedere. Oh, là, là, là. Ecco qui, questo è tutto il raccolto di oggi. Non ci possiamo lamentare, come prima battuta del 2022, speriamo che sia un anno positivo, ma come tutti gli anni lo dico, poi succedono sempre cataclismi, quindi stiamo zitti e dedichiamoci solamente a delle belle passeggiate e dei bei giri per i monti, e magari qualche sorpresa l'avremo sicuramente. Ribadisco, per quelli che non hanno ancora fatto, di iscriversi al vostro canale dei funghi, mi raccomando, il canale di Macinator, il canale dove comunque potrete trovare comunque video non solo delle raccolte, ma vi spiegherò anche qualche trucchetto o qualche dritta sulle varie specie dei funghi. Se andate a guardare il reparto video sicuramente troverete parecchi video dedicati ad altre specie, non solo alle boletacee come molti di voi chiaramente seguono. Bene, io vi saluto, allora vi abbraccio, un bel like qua sotto mi raccomando, condividete il video e vi do appuntamento alla prossima battuta di funghi. Un saluto dal Macina e dal mondo di Fungomagia. Ciao!